negli anni 90 la regione Lombardia mi ha affidato il lavoro di monitorare lo stato delle fortificazioni della prima guerra mondiale nella regione. Un lavoro che era stato fatto in regioni vicine, parlo del Trentino e del Veneto, dove molte di queste fortificazioni sono state anche restaurate e adibite anche all'utilizzo turistico. Bene, in giro di 2 anni sono partito dal sponde del lago Maggiore e sono arrivato fino a quelle del lago di Garda, seguendo inizialmente il tracciato della linea Cadorna, che allora pochi conoscevano. La linea Cadorna è quella serie di fortificazioni volute dal generale Cadorna per bloccare un eventuale attacco dei tedeschi attraverso la neutrale Svizzera, ed è stata una scoperta straordinaria, perché sommerse dalla vegetazione infestante delle montagne e delle prealpi ho scoperto fortificazioni straordinarie, postazioni in grotta, in galleria, camminamenti lunghi chilometri e chilometri. Poi ho continuato questo lavoro oltre la Valtellina lungo il fronte della prima guerra mondiale, quindi dal passo dello Stelvio, il passo del Tonale, poi l'Adamello, fino ad arrivare a riva del Garda, un lavoro impegnativo svolto d'estate con la tenda, seguendo i camminamenti, le fortificazioni e anche risalendo nei ghiacciai dove sono sepolti ancora dei soldati di tutte e due le nazioni. Bene, per evitare che questo lavoro finisse in qualche cassetto, in qualche archivio, ho voluto cercare di pubblicizzarlo il più possibile, innanzitutto scrivendo dei libri, ad esempio su Sentieri della Grande Guerra in Lombardia, poi con l'amico Canetta, escursioni tra le fortificazioni e le trincee in alta Valtellina. Bene, il lavoro è stato proficuo perché molte di queste fortificazioni, soprattutto della linea Cadorna, in questi anni sono state restaurate dalle comunità montane, soprattutto degli alpini. Penso al Monte Orsa, al Monte Pravello e al Fortino di Sasso sopra Cavallasca. E a queste fortificazioni noi accompagniamo spesso i ragazzi delle scuole per una lezione di storia proprio sul campo. E poi ho voluto portare avanti un'iniziativa di più largo respiro, cioè quella di continuare il Sentiero della Pace realizzato dalla provincia autonoma di Trento fino in Lombardia. È nato il Sentiero della Pace Lombardo, che poi è stato inaugurato nel 1998 con una staffetta degli alpini e del soci del CAI. Ed è quello che adesso vedremo nelle prime immagini tratte dal film che ho girato sull'argomento. Ci troviamo in alta Val di Fassa e stiamo seguendo la ferrata delle trincee. Alle nostre spalle si erge la Marmolada con i suoi 3.300 metri, la regina delle Dolomiti. Bene, proprio sulla cima della Marmolada arriva il Sentiero della Pace Trentino, un itinerario lungo 450 km che, partendo dal passo del Tonale, collega tutti i capisaldi del fronte della Prima Guerra Mondiale. Bene, noi abbiamo avuto l'idea di proseguire il Sentiero della Pace anche in territorio lombardo e di raggiungere il Livigno attraverso il passo del Gavia e il passo dello Stelvio. Il tutto con lo stesso logo, il logo della colomba, il logo della pace. Sì, perché questi sentieri oggi non sono più sentieri di guerra, ma sentieri di pace, fruibili di tutti quelli che li percorrono per praticare l'escursionismo, la mountain bike, gli sport della montagna in genere. E fruibili per tutti coloro che vogliono coniugare l'amore per le montagne con la conoscenza della loro storia e delle popolazioni che le vivono. Il tutto, per fortuna, oggi sui sentieri senza più frontiere.
Il sentiero è stato inaugurato nell'estate del 98 per ricordare gli 80 anni dalla fine della Grande Guerra, con una staffetta composta da lana, dal CAI e dagli alpini. 100 km di emozioni lungo i sentieri del più alto museo storico del mondo.